rendo conto di una cosa e mi rendo conto di impoverire un po' il discorso, perché per tradurvi troppo questo concetto rischio di farvi immaginare una sorta di spirito che sia così pieno di tutte queste idee di cui non sapete neppure bene di che cosa si tratti, quindi una specie di contenitore. Le cose non è che poi stiano proprio... Vorrei dire una cosa, ma per concludere, dato che dobbiamo concludere, penso. E magari lo riprendiamo la prossima volta, che rimane sempre un punto misterioso per noi in tutto questo, e cioè è proprio la parte ancora immanifesta dello spirito, quella che è ancora da scoprire, che comunque è infinita. E che come potenzialità appunto può portare a questa infinita elaborazione, diciamo futura tra virgolette, delle stesse idee, degli stessi motivi fondamentali dell'evoluzione. Quindi sempre questa parte che oltretutto veramente non si riesce logicamente dal nostro punto di vista, ripeto, a esprimere, a immaginare. Una volta l'avevamo definito come inconscio dello spirito, in modo assurdo, sì, naturalmente, ti ricordi? Rimane comunque un grosso... Sì, perché indubbiamente stiamo parlando pur sempre della parte, diciamo, ecco, più visibile, più... Di un punto X dell'evoluzione, ma non di tutta l'infinita evoluzione, quindi tutta la potenzialità che diventa atto nello spirito, a livello divino. Questa è la remora, la barriera, insomma, il vuoto, la lacuna. Forse faremo bene proprio a riprenderlo questo discorso, perché... l'abbiamo toccato troppo alla fine. Sì, appunto, perciò dicevo, lo rimandiamo la prossima volta magari. Sì, ma poi certamente magari ci avviciniamo un po' alla volta. Chiederti una cosa, ritornando alla questione del linguaggio di prima, cioè dalle nostre domande, tu individui sempre una situazione psicologica e la individui dalla domanda, oppure ti serve di tutti e due i modi, anche dell'anima? Io mi servo di molti modi, ovviamente, ma la mia è una situazione prediligente, e quindi naturalmente mi servo di più modi. Comunque credo che tu ti appoggi molto al tuo tessuto storico animico. Naturalmente devo appoggiarmi molto al tessuto storico animico per poter avere con voi un colloquio si fretta continuità, però si tratta di un tessuto animico costruito da capo, ricostruito. Certo, è dominato dall'altro, naturalmente. Maestro, scusa, la tua espressività, tu ci parli delle sedute, certi accenti, il modo di colorire certe frasi, certe espressioni, eccetera, riflette in qualche misura te. Poi è una ricostruzione. Riflettere me, questa è un'altra grossa domanda, non tanto facile da rispondere. Quando diciamo riflette me, cioè nel senso, perché io per esempio sono legato a te anche per la voce. Ma ne abbiamo già parlato più volte di questo momento. Ah, sì, sì. Vabbè, comunque si può riprendere. Comunque è difficile che poi rifletta me come ciascuno di voi può immaginarmi. È difficile che rifletta me, non lo so. In ogni caso è chiaro che è un tipo di voce, un tipo, diciamo, di rapporto, vi crea una immaginazione, vi crea un'attesa, questo è inevitabile. Ma ovviamente io poi non sono le cose che voi potete immaginarmi, potete immaginarmi come un vecchio pensatore, come un vecchio filosofo, come un vecchio... quelli comunque non esiste come tale. Voglio dire che voi potete ritrovare una sorta di carattere, una sorta di personalità, e nel modello parlato può esserci qualche coincidenza, diciamo. Certamente vi sono degli aspetti che
che si possono ritrovare come identificazione di una personalità spirituale. Ma naturalmente io poi come spirito sono anche le cose che abbiamo detto poco fa, cioè sono appunto quella serie di idee semplici con una identificazione e con una autonomia, e voi poi tenete presente che quando lascerete la terra sarete anche voi senza più il referente umano, e dunque mi identificherete in un altro modo e io vi identificherò in un altro modo. Il mondo dello spirito non sarà mai dimostrato appieno. Da parte dell'uomo vi sarà sempre il legittimo dubbio. E questo non deve ovviamente spaventarvi, ma voglio dire che ove la legge di Dio l'avesse voluto, ci avremmo già pensato noi a darvi tutte le dimostrazioni possibili. E questo non è accaduto, se anche grandi maestri sono passati sulla terra ed hanno sì lasciato una traccia, ma tracce che comunque a distanza anche di pochi anni si sono dimostrate labili al cospetto di indagini più rigorose, questo è segno che il rapporto con Dio e col mondo dello spirito si svolge prevalentemente attraverso un atto di ricerca interiore. Voglio dire che ove aveste la certezza assoluta, tutta la ricerca interiore si vanificherebbe e non ve ne sarebbe più la necessità. L'uomo cioè non cercherebbe più sulla terra Dio dentro di sé, i valori dello spirito dentro di sé, perché li avrebbe già tutti esposti in regole e leggi o scoperte ineccepibili, e in qualche misura, ma forse anche in una maniera più accentuata di quanto io possa dire, parte dell'esperienza dello spirito diverrebbe inutile sulla terra. Questo è il motivo per il quale la legge di Dio non ha mai consentito una dimostrazione solare, per così dire, della presenza dello spirito stesso. Ma questo vuol dire anche un'altra cosa: lo spirito non viene sulla terra per dimostrare lo spirito, poiché lo spirito è già tale, non ha bisogno di alcune autogratificazione individuale nel passaggio della terra. Lo spirito, e quindi questo fatto, potrebbe farvi dire: allora non c'è motivo di non dimostrarlo. In realtà il motivo c'è. Lo spirito deve svolgere sulla terra le esperienze della materialità. Nella ipotesi, quando è sulla terra, che l'esperienza venga svolta in funzione di un arricchimento interiore che deve prescindere dalla spiritualità, ma nel contempo deve finalizzarsi alla spiritualità. Vedete, Dio lo troverete sicuramente dopo. Quando sarete morti, lo spirito sarà tutto dimostrato, perché voi sarete la dimostrazione di voi stessi. Così come noi, che pure avemmo i nostri dubbi sulla terra, trovemmo in noi stessi il conforto, la certezza di essere sopravvissuti e di essere dunque ciò che in fondo cercavamo sulla terra. E però, io non voglio dire dunque che ogni ricerca sulla terra non s'abbia da fare. Dico che anzi è dovere dell'uomo cercare Dio, ma cercare soprattutto Dio rispetto alla propria interiorità o ai valori
di un ordine universale che può trovare dentro di sé. E dunque può darsi che voi giungerete ad una sorta di spiritualismo che io vorrei chiamare di spiritualismo scientifico in fondo, dove le cose sono possibili, dove le ipotesi sono altamente probabili, ma che lasciano quel margine di incertezze che deve essere la spinte o la spine, vorrei dire, nel cuore dell'uomo, che con questa incertezza continua a cercare e a un certo punto abituarsi a cercare questo spirito non più fuori di se stesso, ma dentro se stesso. In qualche modo la ricerca serve a tenere accese una lampade affinché l'uomo possa in se stesso trovare ciò che oggettivamente al 100% fuori di se stesso non troverà, e dovrà accontentarsi del messaggio dei maestri, della presenza dei profeti, delle indicazioni anche di un'assenza dello spirito o di un'assenza la quale miri a cercare sempre meglio questo quid imponderabile chiamato spirito. Ma soprattutto l'uomo deve capire che la ricerca va portata dentro se stesso, perché dentro c'è la prova sicura e certa. Vedete, molte volte voi di fronte a fenomeni, a fatti, ad accadimenti della vita, dite, parlando come monologo interiore, dite: la prova oggettiva non c'è, però io dentro sono sicuro che le cose sono vere. E questo essere sicuri vi spinge anche a sorte di meditazioni interiori, vi spinge ad una ricerca un tantino più in là, vi fa provare delle emozioni sottili, un contatto magico, improvviso con qualcosa dell'essere che improvvisamente si apre, si avverte, si percepisce. E dite: eppure oggettivamente io tutto questo non posso trasferirlo agli altri. Questo momento, questo attimo di fede, di percezione interiore, io non posso renderlo scientifico, oggettivo, strumentabile, controllabile. E io devo dire, non so se poi sarebbe giusta una cosa del genere. Perché vuoi trasferire ad un altro ciò che tu hai potuto percepire perché da solo hai raggiunto una maturità interiore che l'altro non ha raggiunto, e l'altro può darsi che non meriti affatto ancora di sentire quella cosa che nel momento della percezione ti ha dato quella pace interiore, e forse tu non devi trasmetterle, perché l'altro deve raggiungerla da solo, perché questa è l'evoluzione. È una lotta continua con se stesso attraverso esperienze, sofferenze, prove, errori, osservazioni, studi, ricerche e insomma tutto ciò che offre la vita interiore e la vita della natura, quella del corpo, quella della mente, quello dello spirito. E attraverso questo modo di rapportarsi con gli oggetti esterni da sé che l'uomo si evolve, trasforma se stesso e arriva ad un punto della sua giornata in cui può percepire, sentire, vedere cose che altri non possono vedere. E allora che cosa bisogna dare agli altri? Bisogna dare una linea di ricerche, bisogna dare una linea di movimento, una spinta, sì, bisogna dare gli strumenti. Ma lasciate che gli strumenti li adoperino da soli, lasciate che i libri li leggano da soli, lasciate che le esperienze se le facciano da soli, che cadano da soli, che si rialzino da soli.
Non siete sempre pronti a soccorrerli, non siete sempre pronti a compatirli. Lasciate che, insomma, facciano il loro cammino come esseri liberi, capaci di abbattersi o risorgere, comunque sicuramente capaci di camminare, poiché Dio a ciascuno spirito ha conferito il principio della invulnerabilità, e cioè il principio dell'eternità. E dunque, si capisce, quello che io dico non vuole assumere un carattere completamente letterale. Si capisce, nessuno di voi che abbia un cuore buono non si avvicina a colui che cade e lo rialza. Voglio dire che la metafora serve ad indicarvi un tracciato, e in questo mi ricollego dunque al discorso che abbiamo cominciato. Il vostro dovere spirituale e dovere umano è quello, si capisce, di dare il più possibile, lasciando che gli altri poi capiscano, intendano da soli, e non preoccupandovi troppo se molti non capiranno, se molti vi trascureranno, se molti vi abbandoneranno per la strada, se molti diventeranno vostri nemici, se molti vi tradiranno, perché è sempre stato così. E dunque non meravigliatevi di queste cose. Il meraviglioso è sempre attraversato dal tradimento, lo dimostrano le vite, le lotte che hanno dovuto subire e compiere grandi maestri venuti sulla terra. E dunque il cammino dell'interiorità è un cammino difficile, e però diventa estremamente facile appena si riesce a captare la chiave di lettura, appena si riesce a capire dove spingere ed aprire l'uscio. Appena l'uscio comincia ad aprirsi, immediatamente si spalanca tutto un mondo diverso. È quel mondo che gli uomini hanno in parte rifiutato, cioè il mondo della spiritualità. Ma hanno in parte rifiutato, o in parte su di essi hanno avanzato dubbi, e quindi ricerche, quindi anche conquiste, ma anche direi voltafacce, ma semplicemente perché è un mondo che non appartiene alla natura, appartiene ad un altro regno, appartiene ad un'altra zona, ad un altro orizzonte. E gli uomini sono fatti di natura, lo spirito quando si incarna dimentica il proprio stato, lo perde, diventa un'altra identità. Egli non è più lo spirito venuto dal regno dell'infinito, diventa, vorrei dire, forse una piccola e povera cosa in balia di un corpo deforme, in balia di una materia che lo avvolge, lo stringe, a volte lo stritola, e diventa tutto questo e dimentica la sua origine, il suo stato, il suo essere primario. E allora cosa accade però? Questa materia che lo stringe non riesce tuttavia a frantumarlo e a distruggerlo. E allora col passare della vita questo corpo interiore, questa sostanza magica chiamata spirito, riacquista padronanza, è colpito da immagini, è colpito da esperienze. Il progetto interiore si fa strada, lotta, entra nella psiche, cerca di disfarsi della sua minoranza, cerca di approdare alla luce, nella natura. Non vi riesce quasi mai. Eppure a volte, a molti uomini, a tanti uomini vorrei dire, riesce di aprire un piccolo foro di attraversamento. Quel foro di uscite diventa anche un foro di entrata, e allora quel foro, quel passaggio obbligato, quel tunnel dentro la mente diventa la spia, l'occhio che si apre sul mondo, e dal mondo riceve. E questo andare e venire procura alla coscienza dell'uomo la condizione dell'interiorità. L'uomo come psiche, l'uomo come corpo, l'uomo come gravame della natura riesce a percepire questo piccolo tunnel e comincia ad avvertire questi suoni interiori.
E certo, a seconda delle evoluzioni si avrà un passaggio più ampio o più breve, o a volte il passaggio è completamente chiuso e vi sono uomini aridi che per tutta la vita non hanno un barlume di emozione spirituale che è diverso dall'emozione psichica, ovviamente. L'emozione psichica è legata alle fasi della vita, è legata alla psicologia di relazione, alla psicologia degli affetti. E invece l'emozione spirituale è qualcosa che ti prende dentro come essere umano, con un lungo brivido interiore, con una commozione anonima che non ha nome e cognome, che non ha riferimento oggettuale. E si sperde e si spande all'interno della persona proprio come un effluvio, come una svenevolezza, come un percepire un languido sapore disconosciuto. E questa percezione interiore che velica la psiche è l'occhio dello spirito che si apre attraverso la coscienza e riesce con la coscienza a tradursi in un segno riconoscibile. E allora queste cose non si possono dare, non si possono spiegare, non si possono insegnare, non si possono consegnare agli altri uomini, perché fanno parte del patrimonio dell'evoluzione, perché sono essi il meccanismo dell'evoluzione. Si tratta di una ricerca interiore che si svolge come? Si svolge dando continuamente nella vita un significato alle proprie azioni, un significato alle proprie parole, alla propria finalità. Guardare il mondo anche con un occhio diverso, sforzarsi di guardare l'ordine al di là della loro pura oggettualità. Significa guardare il mondo e le esperienze finalizzandoli ad un messaggio che questo occhio interiore deve ricevere. Far sì che ogni cosa che fate abbia un senso e non sia, come spesso accade, all'insegna della inutilità, del perditempo, del passare la giornata e quindi del trascorrere della vita senza segnali che possano essere intelligibili anche da parte di quella interiorità. Naturalmente questo non deve significare che la vita dell'uomo debba trascorrere sempre e soltanto all'insegna di questo sforzo continuo, perché non potreste sopportarlo come esseri umani. Significa che voi nella vita dovete anche gioire, che nella vita dovete anche godere l'esistenza sul piano psichico e sul piano fisico. Ma significa anche che comunque tutta l'esistenza deve essere contrassegnata da questo segnale. E poi intendete, lo spirito viene sulla terra per fare esperienza della terra. Significa dunque che anche i vostri atti banali possono interessare lo spirito. Significa anche che la quotidianità può interessare lo spirito. Il discorso non è dunque quello di evitare la vita, ma anzi di incrementare la vita, ma significa comunque destinare tutte queste cose e anche tutte queste cose destinarle, consegnarle allo spirito. Quindi consegnarle vuol dire farle diventare un'esperienza chiara, significativa, sapere perché si fanno le cose, sapere perché non si fanno, decidere cosa vale la pena di fare che possa diventare utile allo spirito. Lo spirito fondamentalmente viene sulla terra, abbiamo detto, per apprendere la materialità della terra. Significa apprendere un sistema di modificazione, un sistema di vita, un sistema di esistenza proprio delle leggi materiali, perché lui come spirito è escluso da questa esperienza. Come spirito lui non potrebbe mai apprendere il meccanismo della vita della materia, perché essendo spirito e non avendo l'apparato necessario a percepire la materia, sarebbe per sempre escluso da un'esperienza che comunque fa parte dell'universo.
E allora per questo motivo egli si materializza, si arricchisce di un'anima, quindi di strutture che poi ulteriormente si arricchiscono della struttura psichica che è in grado di percepire la materia. Questo appesantimento è dato dalla serie di strumenti, che poi gli strumenti lo stritolino alla fine, è un altro discorso. Ma voglio dire che il discorso è ritroso, significa far ripassare attraverso lo strumento mentale l'esperienza affinché filtrata possa raggiungere lo spirito. Significa dunque qualificare con un segno la vostra vita, dare una destinazione, un programma che non coinciderà col programma dello spirito, ma che nella fattispecie è fatta di un'unica linea d'azione. Il programma dell'uomo è svolgere la propria vita affinché lo spirito possa captarlo. Questo è tutto. Poi, di conseguenza, voi agirete bene o male a seconda delle circostanze e a seconda dell'evoluzione. Per molte di queste cose voi non potrete farci niente, perché dipenderanno da un segnale più lontano sul quale non avete controllo. Dico però che questa intenzione, evitare il male, si capisce, perseguire il bene e la giustizia, ma finalizzare comunque il tutto a un segnale che lo spirito deve ricevere, significa aver fatto il vostro dovere. Poi in quest'ambito si capisce, come un carniere, più ci mettete più troverete come esperienze, più cose farete e più ricco sarà il passaggio di questi messaggi, più attenzione porrete a queste cose e meglio il messaggio giungerà. Poi entriamo nella quantificazione, si capisce, una cosa può essere fatta bene o può essere fatta male, ma l'importante è farla. Questo io dico e vi insegno, l'importante è farle le cose. E una volta dissi, meglio una persona che faccia delle cose negative che una persona che non faccia niente, perché comunque anche attraverso un'azione negativa lo spirito riceve un'informazione. Lo spirito è informato che se vive in un certo modo produce dei danni, produce delle catene di fatti negativi. Questo comunque sarà un'esperienza per lo spirito. Ma chi non fa passare niente, chi la sua vita la rende totalmente inutile, chi non ne genera mai un'idea, un programma, un progetto, una sensazione, chi non si coinvolge nei fatti del mondo, nei fatti della ricerca, nei fatti dello spirito, chi insomma vive esclusivamente per sopravvivere, costui se ne andrà dalla terra e lo spirito, liberato dalla sua anima pesante, si accorgerà di non aver tratto o capito niente da quella esperienza. Sarà costretto a reincarnarsi, sarà costretto a ritornare. Certo, avrà capito anche questo, ma sarà stato comunque poco. E veramente, la vostra vita, benché sia breve nel complesso, perché non vivete a lungo come corpo su questo pianeta, comunque è sufficientemente lunga per fare delle cose utili, efficaci e belle. L'esperienza della materialità anzitutto significa far tutto quello che è congenialmente possibile, si capisce, nel rispetto degli altri, nel rispetto della libertà degli altri e possibilmente affinché dagli altri agli altri non venga fatto del male attraverso le nostre azioni, ma significa fondamentalmente far tutte queste cose dandogli una destinazione spirituale. Significa capire la materia fino in fondo. Parola materialità. Materialità sta proprio a significare materia, cioè la vita della materia, la vita quindi sociale, la vita umana, la vita del lavoro,
la vita della ricerca, la vita dello studio, o comunque anche la vita del gioco, se vogliamo dire così, cioè dell'aspetto mondano della terra. Ma tutto questo deve essere fatto con coscienze, cioè con consapevolezze. Io sto facendo questo perché mi sto divertendo, oppure sto giocando, oppure sto provando delle sensazioni, sto provando del piacere oppure del dispiacere, cioè verificare quello che si sta facendo e non farlo all'insegna dell'inutilità, cioè essere presenti con le scelte alle azioni che si stanno realizzando, cercando di trarne una informazione, sia pure piccola, ma di tipo, ecco, culturale, di tipo informativo, cioè significa capire quello che si sta facendo, perché si sta facendo. In questo modo un'informazione passa allo spirito. Lo spirito viene sulla terra solo per questo, non viene per altro. Cosa ci verrebbe a fare uno spirito sulla terra altrimenti? Perché mai uno spirito dovrebbe scomodarsi, fare una trafila abbastanza esigente e complessa come quella di nascere? Perché mai? Per venire sulla terra e venire a scoprire lo spirito? Ahi no, non può essere che uno spirito venga sulla terra per scoprire lo spirito, e neppure che venga sulla terra per amare Dio, perché egli spirito sa bene che cosa è Dio, quello che abbiamo detto poc'anzi. Viene per un altro motivo, perché lo spirito deve passare attraverso la conoscenza universale, di cui la materia, cioè l'altra parte dell'universo, e può essere la materia della Terra o di un altro pianeta o in un altro punto dell'universo, anche che non sia raffigurabile come tipo di vite, cioè l'altro da sé dello spirito, diverso dalla propria natura spirituale. Tutto ciò che è diverso dalla natura spirituale è in un certo senso materialità, è chiaro, perché non è spiritualità, è però l'altra parte del funzionamento dell'universo, e cioè è il funzionamento della realtà nella quale l'universo spirituale si trova, poiché intorno allo spirito l'infinito della struttura è una realtà, e è una realtà significa che è un esistente. Però è un esistente che non si muove coi principi di individualità di cui è fatto lo spirito. Lo spirito, essere individuale, personalizzato, deve conoscere quest'altra realtà che non ha i caratteri dell'individualità, cioè la realtà che è intorno a sé. La realtà che non è contraddistinta dal riconoscimento individuale e quindi di tipo cosciente. Solo lo spirito nell'universo ha l'autocoscienza. Tutta la realtà universale non ha l'autocoscienza. Solo lo spirito ce l'ha. Lo spirito deve dunque percorrere questa realtà non cosciente, che è ugualmente creazione di Dio, e quest'altra realtà non cosciente rappresenterà per lui il cammino della conoscenza, uno dei cammini della conoscenza, per meglio dire, che però devono tradursi in un messaggio utilizzabile, cioè in un messaggio che nella coscienza dello spirito entri come un problema risolto, entri come un atto di accrescimento dello spirito. Allora assume mille volti questa realtà. Può essere la vita sulla terra, può essere la vita intorno alla terra,
può essere percorrere l'universo lontano miliardi di anni luce dalla Terra, può essere un altro pianeta lontano, un sole, una stella, può essere un camminamento, uno degli infiniti camminamenti della realtà. Egli li percorre e questa sarà la sua salutare, ecco, passeggiata nella realtà, per così dire, cioè il processo di evoluzione, che è infinito ed eterno, perché infinita è la creazione, eterna è la creazione, non soggiace a morte. E quindi, quando dici che cosa è la materialità, è tutto, è dalle cose più insignificanti, è dal capire quando ti stai addormentando la sera, al capire quando ti stai svegliando, al capire il rapporto tra la tua coscienza e la tua incoscienza, tra la coscienza del sonno e quella del sogno, il capire quando stai mangiando, gustando il sapore del cibo, e capire anche lì che la natura si manifesta con i sapori, con gli odori, significa ampliare la sfera dei tuoi sensi per percepire di più il mondo, di guardarlo con tutta la gamma del tuo sensorio, di aprirti, ecco, come un fiore che si apre con tutti i suoi profumi, gli odori, capire l'odore del vento, capire il silenzio, la materialità, l'universo è fatto di queste cose, avere la percezione del buio e quella della luce e quella dei colori, entrare insomma in uno sviluppo di se stessi per percepire dalla terra tutto quello che è possibile. Significa provare le cose più insolite, dall'assaggiare la terra, ad esempio, oppure semplicemente dal fare uno sforzo fino allo svenimento, oppure tentare di capire l'altro, chi piange o che urla o che ride, imparare a ridere, imparare a piangere, imparare cioè a dilatare la sfera dell'emotività. Questa è la materialità. Non è fatta dei formalismi con cui siete abituati ad esistere, ma è fatta di espansione del proprio essere. Se tutto questo lo collegate con l'idea fissa, lo spirito deve partecipare a questa mia vicenda umana. Se io rido, cerco di ridere dall'interno di me stessa. Se io respiro l'aria, la respiro all'interno di me stesso. Se io mangio e provo il gusto e il sapore nella bocca, anche lo spirito può partecipare a questa percezione, che può essere piacere del gusto o anche disgusto del gusto, qualunque cosa sia, rendere lo spirito partecipe. Sapere che lo spirito ha un orecchio aperto, ma sapere anche che lo spirito è abbastanza sordo, miei cari fratelli, cioè lo spirito non ha i mezzi per capire con la facilità con cui potete capire voi, che avete i vostri sensi viventi, avete la vostra materia che reagisce subito. Allo spirito bisogna suggerire un po' alla volta, cioè bisogna abituare lo spirito a partecipare alla vita, e significa quindi abituarsi a pensarlo a questo spirito durante la vostra giornata, cioè a pensare, a trasformare la vostra vita in un'esperienza interiore. Poi questa è la conclusione, perché quando si parla di esperienza interiore si parla di tutte queste cose che io vi ho detto, che non vengono dette sulla terra, tra l'altro, ma questo significa l'ascolto interiore. Non è una cosa che basta premere un pulsante che subito è pronto l'ascolto. No, bisogna abituarsi un po' alla volta, piano piano. Non siete esercitati, non siete abituati, nessuno vi ha insegnato a fare queste cose. Vi hanno insegnato soltanto a dire quattro preghiere che finiscono lì e non lasciano niente dentro. Non vi hanno abituati ad avere il rapporto con l'anima. Eppure anche le religioni parlano di anima.
avete un'anima, ma nessuna religione vi insegna a rendere quest'anima pronta all'ascolto. E se questo non avviene, l'anima cosa ci sta a fare sulla terra? Perché mai è venuta? Non certo per far da spettatrice alle inutilità o banalità degli uomini, non certo per questo.